Ora la parola al magnifico lettore, il professor Stefano Bertini, grazie. Buonasera a tutti, devo dire che è un grande piacere e anche una grande emozione, essendo io un fan di Corrado Augias, introdurre questa giornata per il conferimento del dottorato honoris causa a un uomo il cui contributo alla cultura, al sapere e alla società italiana è sicuramente importante. Parliamo di un intellettuale poliedrico, narratore di storie, giornalista, saggista, che ha saputo interpretare e raccontare il nostro tempo con uno sguardo attento e critico. Il titolo del corso di dottorato, Società in mutamento, politiche, diritti e sicurezza, sembra scritto per Corrado Augias. Le sfide che il mondo di oggi si trova ad affrontare, sappiamo, sono molteplici e complesse, e mai come oggi abbiamo bisogno di voci, di intellettuali che ci aiutano ad affrontare la complessità. E la voce di Augias è stata, per la mia generazione, per la generazione di molti di voi, quella voce per tanti anni, sotto tanti punti di vista. Ha avuto un'incredibile capacità di intrecciare la sua vita personale con la storia del paese. Ha avuto la capacità di affrontare in televisione, nei suoi libri, sui giornali, temi critici come il fatto che il progresso sociale non può prescindere dal rispetto dei diritti. Si è sempre battuto per la democrazia, ci ha raccontato il mondo. Ha raccontato il mondo, perché le storie dei suoi libri parlano di storia, parlano anche di geografia, abbiamo sentito la sua descrizione di città come New York, Roma, Parigi. Credo che il conferimento di questo dottorato non potesse, diciamo, il collegio di dottorato non potesse scegliere persona migliore di Corrado Augias, se questo mi fa particolarmente piacere. Detto questo, non voglio rubare il mestiere al professor Teppa, che dovrà fare la laudatio, e per cui mi limito a dare due informazioni. La prima, diciamo, un po' tecnica: perché si conferisce il dottorato honoris causa? Il dottorato honoris causa si conferisce ad una personalità che ha avuto grandi meriti, ma dato che parliamo del dottorato di ricerca, dobbiamo parlare di qualcuno che ha avuto un merito non solo nell'aver trasmesso qualcosa, ma nell'aver anche costruito un metodo. E sicuramente noi lo possiamo dire, nella televisione, così come nei libri, Corrado Augias ha costruito più di un metodo ed è diventato un riferimento per moltissimi giornalisti, comunicatori, intellettuali italiani. E visto che in sala ci sono tante studentesse e tanti studenti, vorrei far notare un altro aspetto. Corrado Augias è laureato in giurisprudenza. Laurea che ha utilizzato nei primissimi anni, visto nel libro, per poi dedicarsi alla comunicazione, appunto, alla scrittura, alla televisione. Quindi la sua esperienza dimostra a tutte le studentesse e gli studenti che in realtà le competenze acquisite non vincolano poi quello che faremo nella vita. Io questo cerco di dirlo spesso quando faccio orientamento. L'importante è avere una base solida di preparazione, di competenze, indipendentemente dal tipo di competenze. Quindi il messaggio che secondo me questo tipo di personaggio trasmette è: dobbiamo studiare, non dobbiamo mai smettere di imparare, quindi studiate, studiate il più possibile, anche perché in un mondo come quello di oggi, dove i cambiamenti sono così rapidi che non sappiamo nemmeno quali saranno i mestieri del futuro, lo studio è un elemento imprescindibile. Ovviamente ci tengo a ringraziare tutte le colleghe e colleghi del collegio di
dottorato che hanno conferito il titolo, la direttrice del dipartimento DEIM, Tiziana Lauretti, che è la mia direttrice tra l'altro. E ci tengo anche a ringraziare lo staff e il direttore di Piscia Web, Carlo Galeotti, perché è Carlo che ha creato questo incontro tra noi e Corrado Augias, e per questo ovviamente lo ringrazio. E oggi pomeriggio sarò anche nelle vesti di giornalista e intervistatore, cosa che non mi era mai successa, quindi perdonatemi anche. Quindi davvero grazie Corrado per averci fatto l'onore di essere con noi oggi, e grazie a tutti, e speriamo che sia una bella giornata, sono sicuro che sarà una bella giornata. Professoressa Tiziana Lauretti, che è direttrice del Dipartimento DEIM. Prego Tiziana. Anche io un brevissimo indirizzo di saluto, per non fare spazio a questo step al nostro ospite Corrado Augias. Do il benvenuto a tutti in questa bellissima giornata attesa, bellissima non meteorologicamente parlando, ma dal punto di vista di quanto emotivamente abbiamo messo in questo giorno, perlomeno io stessa, essendo anche una fan del dottor Augias. Noi oggi lo accogliamo nella nostra comunità accademica conferendo il titolo di dottore di ricerca, ma non solo per i suoi meriti, i dubbi, per il suo elevato profilo intellettuale, culturale e non scientifico, ma a mio avviso soprattutto per i valori etici e civili che hanno consentito di sviluppare un modello che rappresenta un modello anche per la nostra vita quotidiana come ricercatori e docenti, e anche per la nostra stessa università, un'istituzione accademica che ci accomuna tutti. A mio avviso Corrado Augias si incarna completamente questi valori, questo modello, in molteplici aspetti, che non ho il tempo di approfondire ovviamente, ma mi piace sottolineare e ricordare solo alcuni di quelli che sono per me tratti veramente fondamentali, che lo avvicinano all'Accademia e al titolo di dottore di ricerca. Innanzitutto il suo atteggiamento profondo di curiosità mai sazio, che l'ha spinto a esplorare nuove strade, nuove vie, nuove tecniche, con un interesse sempre rinnovato e profondo, veramente immediabile. E la curiosità è il motore dello sviluppo umano, è il motore della ricerca scientifica. Senza la curiosità non avremmo nemmeno le motivazioni per studiare, per sviluppare il nostro lavoro. Per me è fondamentale, l'insegnamento che ci ha dato, a mio avviso, sono emozionata nel dirlo, è uno degli aspetti che più mi colpiscono nella sua carriera. L'altro è l'impegno che ha sempre messo nel cercare di sviluppare il pensiero critico, nel saper quindi analizzare informazioni in maniera oggettiva, distinguendo la realtà dalle proprie impressioni soggettive, dai propri pregiudizi, e quindi riconoscendo che i fattori che influenzano i comportamenti attori. E quindi questo approccio diventa un modello nel momento in cui ci poniamo di fronte a sviluppi tecnologici, e noi come ricercatori e docenti che facciamo ricerca di nuove tecnologie dobbiamo sempre porci e trasmettere ai nostri studenti in maniera critica, analizzando i benefici e i possibili rischi, perché ogni nuova tecnologia, come Corrado Augias ci dice, è neutra, no? Siamo noi ad attribuire dei significati, e noi ci dobbiamo porre di fronte alle nuove tecnologie in una maniera critica, analizzandone i benefici, avendone paura, perché dobbiamo avere paura, avendo per noi legittimi, e quindi però analizzando nel contempo anche quello che può contribuire allo sviluppo umano. E infine, se mi permette, apprezzo moltissimo nei suoi libri, nelle sue trasmissioni televisive, la sua profonda capacità di essere profondo e al tempo stesso leggero, non semplice, leggero. E quindi questo è un nostro modello anche nel rapporto che noi abbiamo e dovremmo avere con i nostri studenti nel trasmettere le conoscenze secondo questo modello. Nel toccare profondamente gli animi degli individui che ci stanno di fronte, come dice. Quindi ringrazio Corrado Augias per tutto quello che ha fatto finora, per essere qua, e ho anche piacere per me partire il titolo di dottore.
riuscire a cogliere i cambiamenti della società nella quale si sviluppa la nostra identità costituisce già di per sé un dono attribuito con molta parsimonia nel mondo intellettuale. E il numero dei soggetti interessati diminuisce ancora di più se tra essi si cerca anche chi ha provato a fare di questo lavoro il dono di un metodo a una comunità umana, in particolare a quella scientifica. Si tratta di una capacità che non è collegata alla durata di una vita, ma è collegata alla caratteristica di un impegno intellettuale. Uno dei padri del nostro Ateneo, che è Paolo Pasolini, che oggi stesso definisce un nostro profeta laico, ci ha educato rispetto al conflitto, a come il conflitto che viene creato dal cambiamento riguarda le nostre società e le nostre identità soggettive. E il cambiamento nel quale siamo immersi oggi non è più un vento che soffia sopra di noi, ma è un terremoto che sconvolge le basi dove poggiamo i piedi. Ed è facile in un contesto del genere che tutti noi aderiamo a delle soluzioni semplici quanto annichilenti le nostre identità: isolamento, radicalizzazione, piuttosto che la ricerca di contesti segreganti o addirittura una morte precoce. La paura del cambiamento è una reazione naturale del nostro codice genetico. E allora, quando la nostra funzione intellettuale ci consegna strumenti diversi per affrontare il cambiamento perenne, veloce e radicale di questi nostri tempi, noi dobbiamo salutare tutto ciò come l'opera da eroi di qualche fortunato essere vivente. Corrado Augias nella sua opera ci racconta il bisogno di eroi, non solo figure simboliche che quasi delegano il disegno di un mondo migliore a un mito, ma figure di tutti i giorni che nell'angoscia, ma anche nella capacità di superare quell'angoscia, trovano una funzione di speculazione scientifica. Noi siamo oggi immersi in una fase nel quale il cambiamento è normalità, ma lo è con una forza e una violenza mai percepiti prima nello schema delle società complesse. L'impegno intellettuale di Corrado Augias si è svolto in un periodo di tempo molto ampio, che si dipana dalla prima metà del Novecento fino a questi giorni. Un tempo molto lungo, e un tempo lungo, quando è associato al cambiamento, diventa un tempo ancora più difficile per la riflessione culturale e scientifica. Perché l'uomo di cultura, lo studioso, l'intellettuale, può rischiare ancora di più di precipitare nell'incapacità di leggere ciò che accade, nell'utilizzo testardo di schemi che andrebbero superati, nella difficoltà di non aggiornare se stesso e le proprie chiavi di lettura. E invece Augias ci insegna che proprio nei tempi di grande cambiamento abbiamo bisogno di ancorarci a delle stelle fisse, abbiamo cioè bisogno di sviluppare una spiritualità nel nostro lavoro di esseri che vivono nella società nella complessità, che ci tenga fermi in modo tale da poter afferrare ciò che accade. Le epoche di grandi cambiamenti stressano in particolare, Augias ciò lo percorre nelle sue opere, il rapporto tra individuo e comunità. In particolare stressano l'idea che la libertà sia la soluzione, la migliore delle soluzioni, perché i grandi cambiamenti ci fanno chiudere in piccoli mondi e in piccoli schemi. La forza della riflessione di Augias sta nel trasformare il mutamento in una condizione di vantaggio per la speculazione e per la libertà umana, visto e considerato che è divenuto un dato incomprimibile della nostra esistenza. Augias ci consegna una chiave di lettura del mondo umano che non è limitata ad una, a questa o a quella scienza o a quella arte, ma che è ricerca continua di un equilibrio tra spinta individuale e ordine sociale, che passa per la musica, per la storia, per l'antropologia, per l'urbanistica, per l'archeologia, passa per tutti i settori, perché non c'è nessuna attività dell'essere umano che possa essere isolata rispetto al contesto in cui egli opera. Prima ancora che i link della nostra tecnologia moderna ci consentano di passare da un argomento all'altro, da una pagina all'altra, i libri di Augias, quando ancora il link non c'era, ci costringono a questi passaggi continui e quindi fanno dialogare in noi quei valori, quelle stelle fisse, con una trasversalità purtroppo per altri ignota.
facile coltivare un piccolo orto o una piccola dimora mentre tutto intorno è soggetto al cambiamento. È molto più difficile uscire da lì e trovare altrove i segni di una continuità di valori spirituale, ma non per questo, perché tale necessariamente religioso. E se questo è vero, l'auge stesso non è collocabile in nessuna categoria. Noi oggi, grazie alla tecnica, abbiamo ampliato la smania di categorizzare tutto. E come categorizziamo una persona che, lo diceva il magnifico rettore, è laureata in giurisprudenza e non a caso colpita da un giurista anomalo e particolare come Arturo Carlo Jenner, con la figura che scrive di città, di labirinti, di giallo, che fa televisione, che fa teatro e che soprattutto introduce in ciascuno di questi settori elementi di innovazione. C'è un comune amico che viene citato in alcuni lavori ed è Maurizio Pilori. Maurizio distingue la libertà dei servi o dei sudditi da quella dei cittadini. È un filo rosso che collega molti dei lavori di Augias, quello di cercare nelle manifestazioni del bello che sono frutto della libertà umana il collegamento fra ciò che ci rende ognuno di noi unicum all'interno di una collettività che marcia unita. È commovente l'emozione che si legge nelle righe o si guarda in televisione quando Augias ci parla della bellezza, passi per le note di Beethoven, passi per quelle, le parole di Mameni, passi per gli scritti che hanno attraversato il rapporto tra religione e ragione. Augias, quando scrive di libertà, non si ferma al momento in cui i fatti accadono, inizia un percorso sempre ricostruttivo che non è solo storico, ma che spesso sconfina, come tutti i momenti in cui dobbiamo interrogarci sulle basi, sull'antropologico. Le sue analisi, che sono certo sarà ulteriormente arricchita dalla lezione che terrà tra poco, non può essere guardata e capita senza dedicarci a quello che è successo anche nei media. Augias, in realtà, nella parte iniziale della sua speculazione, ci avverte su quanto i media sono diventati uno strumento potente, ma non fugge dai media, vi è, vi sta dentro, vi opera. E operazioni come quella di Telefono Giallo, che potrebbe essere da molti ricondotta a una ordinaria trasmissione televisiva, con quell'operazione compie già una piccola grande rivoluzione che annuncia il passato. La televisione è un mezzo unilaterale che dall'alto guarda al basso, che da un punto irradia gli altri, non ammette il dialogo. La televisione è uno strumento di potere anche perché è unidirezionale. Bene, quella telefonata rompeva questo schema, dava alla televisione un volto prodromico che oggi conosciamo nei social, in internet, dove è bidirezionale il rapporto, è talmente bidirezionale che il vero flusso di potere informativo non si capisce da quale di due lati parte. Quindi le trasformazioni non come minaccia, ma come campo di sfida intellettuale che si legge uscendo dai nostri singoli settori di attività. Quanto c'ha da imparare questa accademia? Dove ogni tanto ci chiudiamo nei nostri piccoli settori, nei nostri micro settori, nelle nostre micro scuole e diventiamo così piccoli da diventare insignificanti. Mentre l'università, la parola ce lo dice, presupporrebbe di uscire da queste piccole dinamiche e diventare capaci di abbracciare la complessità. Allora l'individuo è il primo soggetto che rischia di subire dal cambiamento una ritorsione drammatica. E Augias ci guida in questo, non solo grazie alla riflessione di Maurizio, ma anche di studiosi che lui ripercorre negli ultimi secoli nella dialettica col potere religioso, dell'affrancamento della ragione dalla fede. E in questo percorso Augias ci guida in particolare restando vigile sul rischio che la massa, la standardizzazione, sia essa le forme antiche e consolidate del fascismo, del socialismo reale, o piuttosto quelle attuali del populismo o dell'algoritmo che tutto standardizza e tutto organizza, sono sempre di dietro l'angolo, perché l'essere umano ha paura, la paura si sconfigge stando vicino solamente a chi è molto simile a te stesso. Ed ecco l'altro aspetto importante di questi alert
il ruolo del potere rispetto all'individuo. Non capiremo questo paese se non riuscissimo, come Angios fa spesso, a percorrerlo unendo Don Rodrigo e le Andrine, unendo cioè l'idea che la forma di potere che schiaccia l'individuo, non per forza il potere pubblico, sia un elemento che contraddistingue la nostra storia italiana. Ma è bello leggere tutto questo con gli eroi, ossia con coloro i quali quotidianamente svolgono con passione il proprio lavoro. C'è un passaggio bellissimo nel quale, in maniera direi iconoclastica, meno plasticamente evidente, Augias ci racconta: sì, è un eroe sicuramente salvo d'acquisto, è un eroe, ma eroi, mi sono convinto, dice, sono anche quelli che tutti i giorni fanno con passione e con serenità, in scienza e coscienza diremmo noi, il loro lavoro. Perché l'immagine mia, non sua, la rubo, ce la costruisco rubando le sue immagini, è come se noi avessimo queste mani agganciate alle stelle e riuscissimo, facendo ciò che ci piace, a trasmettere un po' di quella luce anche intorno a noi. Augias ha innovato i media, ha partecipato a questo processo non solo a livello televisivo. La fondazione di La Repubblica costituisce un evento importantissimo nella storia italiana. È la prima volta, dopo il tentativo fatto da Indro Montanelli, dal riduttivo Indro Montanelli, con il nuovo giornale Nuovo, di dotare il paese di un luogo di pensiero condiviso su una base che superi le vecchie dinamiche degli stati preunitari. Noi avevamo un sistema di stampa molto centrato su quotidiani a distribuzione locale, provinciale e regionale. Lo fa anche lì con quest'idea che si potesse costruire un'identità nazionale, un altro modo di essere agganciati a delle stelle fisse e resistere ai processi di cambiamento. Ci tengo a dire questo perché la trasposizione sul piano delle nostre attività è evidentemente rilevante. Noi siamo in qualche modo abituati a ricostruire tutto partendo dalle nostre scienze. Invece oggi è una cosa incredibile. Dice: l'opera letteraria non vive in suo disincarnato empiro, nemmeno la poesia, nemmeno la musica sfuggono al clima in cui vengono concepite. A nessuno è dato sciogliersi dallo spirito del tempo in cui opera. Ed eccolo lo spirito del tempo, termine noto a chi studia la filosofia, a chi studia le scienze sociali. Come lo cogliamo? Beh, lo cogliamo solamente se quei link che lui ha prodotto riproduciamo anche noi. Quindi, oltre la già da noi sostenuta in questo ateneo interdisciplinarità. E non a caso Augias dedica una parte dei suoi scritti alla chiave storica, a città, a figure di primo piano, personaggi chiave, penso a San Paolo. E questo lo fa perché solo unendo i punti di osservazione si riesce a cogliere ciò che accade. Il tempo scorre, il nostro impegno mentale ci tiene in vita sempre di più, anche oltre magari la capacità delle nostre parti del corpo, e noi inseguiamo il reale che diviene sempre più innovativo. E allora chi ha già visto cerca chi inizia a vedere. Le generazioni più grandi guardano i giovani, noi che fortunatamente ogni anno li abbiamo di nuovo nelle nostre aule, e i giovani guardano a noi e a quelli più grandi di noi, in una costante ricerca che ci spinge a migliorare le nostre azioni di uomini di accademia, uomini e donne d'accademia, che tentano con rinnovato slancio, perfezionando se stessi e i propri metodi, di dare un contributo al paese. Noi dentro il cambiamento, nel cambiamento, troviamo la forza per continuare a essere affamati di nuovo. Colpito moltissimo a me quando ho sentito Corrado Augias sostenere con una fiera serenità, cominciando le sue nuove trasmissioni su una TV privata: noi qui, anche se l'emittente è privato, facciamo servizio pubblico. Noi ovunque facciamo servizio pubblico. Quella è l'idea trasposta sul piano comunicativo, televisivo, della funzione. Così come al tempo stesso Augias, e mi avvio a concludere, ci ricorda che siamo un paese nel quale la forza e il potere, la prepotenza hanno spesso costituito un'attrazione per gli italiani, che si sono sentiti troppe volte protetti da qualcosa
che in cambio di questa finta protezione rubavano libertà, rubavano creatività. E questo è un male incredibile, soprattutto per un paese come il nostro, perché è un paese che ha prodotto intelligenze e bellezza come nessun altro al mondo, ma non ha saputo mai in maniera definitiva costruire intorno a questa creazione di bellezza e forza intellettuale, materiale, fisica, delle nostre città, della nostra speculazione filosofica, giuridica e delle arti. Non è mai riuscito a creare su di quella un'identità che fosse davvero nazionale. Siamo quindi a un punto nel quale guardiamo alla speculazione scientifica e intellettuale di Corrado Augias con grande devozione, con rispetto e con come si guarda a coloro i quali sono riusciti nel corso degli anni a estrapolare dal continuo divenire dei punti fermi sui quali ancorarci per capire cosa succede. Insomma, se da un lato con una mano teniamo le stelle e con l'altra proviamo a fare il nostro lavoro, cerchiamo anche di diventare piccoli fari nel nostro quotidiano impegno, in qualunque settore siamo, per aiutare chi naviga nel cambiamento, non solo con le stelle fisse, ma anche con il nostro lavoro. Di questo noi siamo debitori. E per queste ragioni che ho sinteticamente esposto, il Collegio di Docenti ha determinato di conferire al dottor Corrado Augias il titolo di dottore di ricerca in società in mutamento, politiche, diritti e sicurezza. Ringrazio. Grazie di queste benevole parole, rettore magnifico, signori professori e professoresse, autorità, signore e signori, cari studenti. Grazie di avermi dato l'onore di essere qui oggi insignito di questo titolo, di cui sono fiero e che spero di confermare con il breve intervento che ora vado a svolgere. Ho avuto un tempo di parola di 30 minuti, lo rispetterò perché cercando di che almeno una piccola utilità si possa trarre da quello che sto per dire, lo dico soprattutto rivolto ai giovani, perché quello che sto per dire comunque declinato riguarda soprattutto loro, che sono i destinatari e in qualche caso le vittime, non certo questi presenti qua, che si trovano nella situazione privilegiata di essere allievi o in qualche modo associati a una prestigiosa università. Penso ai tanti giovani che questa fortuna o possibilità non hanno e che si trovano investiti dalla massa di cambiamenti che caratterizza il nostro tempo, senza avere né gli strumenti né le possibilità di conoscenza per capire di che cosa sta capitando loro, il che spiega tanti comportamenti di cui leggiamo purtroppo sulle cronache. Che tipo di cambiamenti chiamo in causa? Il primo, essendo in una sede accademica, è quello del passaggio dalla civiltà della carta alla civiltà digitale, che è un cambiamento epocale, perché la civiltà della carta, i libri stampati, i giornali stampati, una cartella tanto scritta, diciamo, sono una cosa, un libro su uno schermo non è la stessa cosa, è una cosa tutta diversa, anche se sembra uguale, non lo è. Il passaggio dalla civiltà della carta a quella digitale comporta anche un passaggio e un cambiamento radicale di velocità e di estensione. Velocità
perché per trasmettere questo io nella civiltà della carta devo prendere un vostro francobollo, andare a imbucare la lettera e chissà quando arriva. Nella civiltà digitale spingo un bottone, il messaggio è partito e nello stesso tempo praticamente è arrivato. Estensione, perché nella civiltà della carta io devo calcolare a quale distanza invio il mio messaggio, nella civiltà digitale la distanza è zero, comunque, perché lo posso indirizzare alla cittadina qui vicino o in Australia, il tempo è sempre lo stesso. L'azzeramento della distanza e del tempo è una rivoluzione della quale possiamo anche non essere consapevoli, ma che ha conseguenze sul nostro modo di pensare, di agire, qualcuno dice sulla nostra stessa antropologia, fondamentale. Cambiamenti climatici dovuti a tutti i fattori che sappiamo, caro lettore, e che non sto qui a ripetere, li conosciamo bene o male tutti, e sappiamo quale importanza hanno e quale peso occasionalmente catastrofico possono avere se continueremo su questa strada senza prendere le opportune contromisure urgenti, necessarie, importanti, le quali contromisure contrastano gli interessi enormi che ci hanno portato fino a questo punto e che non sarà facile battere, arrestare, battere, sostituire con un altro tipo di sviluppo. I cambiamenti climatici comportano, tra l'altro, grandi movimenti di popoli. Ci sono zone del pianeta che stanno diventando inabitabili per siccità e temperatura, dove le popolazioni locali non possono più sostentarsi e dunque devono spostarsi verso latitudini più settentrionali. Il fenomeno imponente delle migrazioni che investe un continente come il nostro, l'Europa, con le conseguenze politiche, anche politiche, di cui stiamo vedendo proprio in questi giorni, quali contrasti possano accendere, contrasti derivati da interessi ma anche da pregiudizi, e da tutto ciò che la mescolanza di interessi e pregiudizi può comportare. È sotto gli occhi di tutti, lo leggiamo nelle cronache, ce lo raccontano nei telegiornali, non è il caso di insistere. Cambiamenti geopolitici. Noi siamo abituati al fatto che nel 1945, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo venne diviso in una maniera apparentemente stabile, a parte quella che venne chiamata la Guerra Fredda, che in qualche occasione, penso alla crisi dei missili a Cuba, arrivò al limite della Guerra Calda, ma non lo oltrepassò. Quella divisione del mondo ha retto praticamente poco meno di un secolo. Mi viene in mente che anche la suddivisione del mondo detta restaurazione, stabilita nel congresso di Vienna del 1815, rimise l'Europa in ordine dopo il tumulto delle imprese napoleoniche, e che anche quella sistemazione politica del vecchio continente, a parte le fiammate del 1830, del 1848, sostanzialmente resse fino alla catastrofe del 1914, cioè per quasi un secolo. Via il paragone, torniamo all'oggi. Oggi abbiamo la situazione ferma dal 1945 che sta conoscendo l'entrata in campo di nuovi attori potenti, aggressivi, desiderosi di nuovi spazi, nuovi mercati, nuova potenza. Vedo qui
degli ufficiali in uniforme. Loro sanno meglio di noi che cosa sta succedendo e che cosa potrebbe prepararsi se le opportune contromisure anche qui non verranno prese in tempo utile. E poi ho lasciato per ultima quella che è forse il cambiamento più importante, l'intelligenza artificiale. Ora, quando io dico intelligenza artificiale, accenno ad un tema talmente vasto che non si sa nemmeno bene che cosa voglia dire. Quello che è sicuro è che si tratta di un tema di spaventosa complessità, in grado di creare un labirinto dal quale potrebbe essere difficile uscire se anche lì non prendiamo le opportunità, non prendiamo non noi, ma insomma chi ha il dovere di prenderle, perché noi tutti qua, compreso il rettore del Senato accademico, il professor Sterpa, non ce la farebbero, ma neanche le università del mondo, perché quello che spinge l'intelligenza artificiale, così come spinge molti altri cambiamenti, non è la scienza. La scienza in questo caso è serva, quello che spinge è l'interesse, interesse di valore, portata, dimensione incalcolabile. Le cinque grandi società che regolano praticamente il mondo hanno bilanci che superano quelli di molti paesi. E allora il labirinto, dicevo, che l'espressione semplice, intelligenza artificiale, sta creando, potrebbe diventare veramente inestricabile se non riusciamo a mettere insieme, a individuare, studiare delle strategie che servano a orientarsi all'interno di questo dedalo, se non a contrastarlo. La rivoluzione digitale, se vogliamo, è l'intelligenza artificiale, se vogliamo parafrasare Marx, è ormai la locomotiva della storia, che non è più la forza economica o politica che ebbero le rivoluzioni tra la fine del 700 e il primo 900. La rivoluzione digitale e l'intelligenza artificiale non devono abbattere nessun palazzo d'inverno, ma semplicemente, scalzando con la forza quotidiana di milioni di utenti, la vecchia cultura, senza che molti dei protagonisti se ne rendano bene conto, anzi, scambiando i profondi mutamenti in corso che potrebbero diventare addirittura totali, come un gioco, uno di quei piacevoli passatempi pieni di colore e movimento che ogni schermo digitale sa offrire e ai quali giochi e giochetti, me compreso, non mi tiro fuori, sacrifichiamo qualche buon minuto, qualche buona mezz'ora del nostro tempo quotidiano, che va anche bene, intendiamoci, non siamo monaci, se ci vogliamo distrarre risolvendo un quiz o riempendo un giochetto matematico, anzi, può anche essere un esercizio utile, ma ammesso che sia quello, e non il soggiacere, come vedo fare tante volte, in tanti giovani, esclusi quelli qua presenti, ripeto, per il solo fatto che sono qui presenti, vedo fare a tanti giovani dove è difficile capire chi è il soggetto e chi è l'oggetto, chi è il padrone di quel gioco, è questo o chi lo maneggia. Chi è che veramente comanda? Chi è che stabilisce il limite? Nelle persone consapevoli lo sappiamo dov'è il limite.
in tanti giovani meno fortunati di quelli che sono qua, questo limite non è sempre distinguibile. Anche per questo, per questa somma di cambiamenti che sto cercando grossolanamente, spero che il professor Sterpa non mi tolga subito il titolo che mi ha appena concesso, anche per questa serie di cambiamenti le ideologie politiche e religiose sono in crisi, e anche da qui nascono le difficoltà per un movimento politico che voglia disegnare un programma di largo respiro e non si accontenti della più o meno buona gestione del presente. Qui tocchiamo un punto delicatissimo. A tanti giovani viene rimproverato, addirittura Giuseppe De Rita, come sapete, benemerito, fondatore e direttore del Censis, ha inventato un termine, il presentismo. Lui vede molti giovani immersi in un presente che esclude la conoscenza del passato o la considera una nozione pleonastica da sfiorare frettolosamente, quasi disdegnandola, ed esclude anche una possibile comprensione del futuro, perché relegarsi nel presente significa tagliare i ponti con la storia e con una ragionevole comprensione di quello che potrebbe accadere. Ho qui da offrirvi un verso di una linea di quell'antipaticone di Francesco Petrarca, che a scuola avevo rinuncia perché è così sicuro di sé, così sicuro del suo genio, così ambizioso, la corona, poeta laureato, lo dico io, che in un suo libro che si chiama Rerum Memorandarum Libri, ovvero Libri delle cose memorabili, a un certo punto scrive in latino, ma io ve lo dirò ovviamente in italiano: io, Petrarca, che non sono privo di motivi di afflizione né sono aiutato dalla consolazione dell'ignoranza, trovandomi quasi al confine tra due popoli, volgo lo sguardo nello stesso tempo al passato e al futuro. Simul ante retroque prospicies. Perché leggo questo verso, questa linea? Non è un verso, è una linea. Perché vedete, Petrarca, che era un genio, anche se un po' antipatichello, diciamo, aveva chiaro che se non sei capace di ricordare, conoscere e ricordare quello che è accaduto, senso della storia, da dove veniamo, e guardare, cercare di gettare un'occhiata verso il futuro, senso dell'orientamento nel presente, per tentare di capire quello che potrebbe accadere, sei un uomo, una donna, un essere umano perso. Sei perso, sei senza bussola. E devo dirvi la verità, senza bussola mi paiono, alle volte vado a parlare nei licei, una classe diciamo di 25-28 licei romani, in genere classico, scientifico, quindi un po' la crema dell'educazione media superiore, e in una classe di 25-28 io vedo che ci sono due o tre o quattro allievi che hanno quel brivido nello sguardo, per cui quando racconto un pezzo della storia italiana o spiego due articoli della Costituzione si accendono e partecipano.
ma vedo anche lo sguardo, ahimè, opaco del restante della classe. Ecco, quei tre o quattro il cui sguardo brilla sono quelli che seguono il precetto petrarchesco. Sono sicuro, non sempre poi parliamo, ma io l'ho capito lo stesso, che loro sono partecipi di questa capacità di avere conoscenza e memoria di quello che è passato, che significa sapersi collocare consapevolmente nel tempo in cui si vive. Quando il rettore prima vi ha esortato dicendo studiate il più possibile, ha detto parole d'oro: studiare il più possibile significa avere, edificare, costruire una garanzia, non dico di trovare un buon posto di lavoro ben pagato 5 giorni alla settimana dalle 9 alle 17, non lo so, quello può venire o può non venire, dipende da tante cose. Sicuramente studiare il più possibile significa costruire, fare di voi stessi degli uomini o delle donne consapevoli, cittadini consapevoli dei propri diritti, dei propri doveri, di quel dove siete, da dove siete venuti, dove state andando. Dicevo prima di questa lunga parentesi della quale mi scuso, anzi bevo un bicchiere d'acqua, dicevo prima di questa lunga parentesi, molti degli attuali politici ci appaiono mediocri, ma non è detto che siano meno dotati di quelli che li hanno preceduti. Devono operare in un contesto molto più difficile, molto più incerto, a parte alcuni che sono proprio, danno prova quasi quotidiana di carenza educativo, intellettiva, patente, ormai dichiarata. I grandi libri che hanno fondato il pensiero politico moderno, non faccio esempi, la lista è lunga ma li conosciamo tutti, non ci sono più. La politica è spesso asfittica perché non c'è più una cultura politica di livello che la nutra, le dia ossigeno, offra una visione, un'ideologia. E questa lacuna incide sul funzionamento delle democrazie, dove diventano sempre più attraenti quei movimenti che promettono soluzioni facili e immediate a problemi complessi, che non si ha il coraggio di denunciare, di cui si dice che non è, addirittura si nega l'esistenza, perché ammettere l'esistenza può voler dire, se la cosa è fatta male, può voler dire compromettere un possibile successo elettorale, e questo nessun politico è disposto a fare. In una certa misura accade lo stesso al pensiero religioso, che vediamo spesso limitato al lodevole compito di soccorrere i meno fortunati, con il rischio che questo riduca le religioni a sociologia, benevola, caritatevole opera di soccorso. Platone considerava la politica una tecnica regia, ovvero la fonte primaria delle decisioni. Oggi il luogo della decisione si è spostato dalla politica all'economia e dall'economia spesso alla tecnica, la quale è neutrale, non conosce confini, non conosce etica. La tecnica funziona in sé, vuole soltanto raggiungere un risultato, non si pone problemi morali, né di spazio né di tempo, cammina. Quando nel 1942 si riunirono a Los Alamos nel New Mexico alcuni dei più brillanti fisici del pianeta, tra i quali il nostro Fermi, per progettare un'arma inconcepibile che era la bomba atomica,
come si è visto anche nel film Oppenheimer di grande successo di qualche mese fa, no, rispetto il tempo, non si preoccupi, la voglia. Ah, perfetto, io posso ascoltare anche 2 ore, quindi 10 minuti. È un piacere. È strano, si è fermato. No, cammina, posso passare. Ecco, il tempo vola. E vola. Dicevo, si riunirono a Los Alamos nel New Mexico alcuni dei più brillanti fisici del mondo. Quegli uomini lavorarono e costruirono la bomba atomica e la sperimentarono con successo prima nel deserto e poi, ahimè, su 2 città giapponesi, torturandosi se la scienza dovesse, la scienza applicata alla tecnologia dovesse fermarsi davanti all'ipotesi di dar vita ad un'arma inconcepibile fino a quel momento, di potenza devastante. Oggi noi vediamo che si parla tutti i giorni con una leggerezza, con una inconsapevolezza che a me dà i brividi, del possibile uso di armi atomiche, se ci si affretta a precisare, tattiche, cioè non quelle devastanti, strategiche, ma tattiche, cioè distruggo quella postazione, distruggo quella cittadella fortificata, non andando all'assalto alla baionetta come nel 1915, ma buttandoci sopra una bombetta atomica. Sono discorsi che danno i brividi e che noi sentiamo ripetere tutti i giorni, talché la nostra assuefazione, nessuno reagisce apparentemente, la nostra assuefazione alle parole potrebbe portarci, spero di no, ma potrebbe portarci all'assuefazione non alle parole ma al fatto. Non c'è dubbio che si è aperto un nuovo capitolo nella storia del genere umano, a cominciare dal ruolo che uomini e donne sono, grazie, chiamati ad interpretare. Fin dai tempi preistorici gli esseri umani sono stati soggetti, motori della storia. Oggi la gran parte di noi è piuttosto oggetto della tecnica, esplosa in una rivoluzione senza precedenti per ampiezza e velocità, come dicevo prima. Oggi tutto è più facile. Ognuno di noi può accedere a tutto il sapere del mondo spingendo qualche tasto. Servizi a costo zero, ma solo in apparenza. In realtà ogni utente della rete paga un prezzo per partecipare al nuovo gioco planetario. Una specie di patto implicito lega il fruitore al distributore. La rete ci dà qualunque informazione a velocità istantanea, ma non gratis. In cambio, cattura fisionomia, preferenze, gusti, vizi di ogni utente, archivia le sue visite a luoghi proibiti o le sue preferenze in fatto di vestiario, alimentazione, necessità medica. 5 super società sono diventate padrone della rete, depositarie di un tesoro di informazioni che coinvolge miliardi di esseri umani, dico miliardi, in grado di orientare qualunque loro scelta: vacanze, alimenti, giochi, attrezzi da giardino, vizi segreti, scelte elettorali. Sottolineo, scelte elettorali. Noi lo sappiamo che è così, ma una parola su quest'ultima cosa la devo dire. Quando 2 delle più importanti scelte elettorali degli ultimi anni sono state
In Gran Bretagna, se restare o uscire dall'Unione Europea, negli Stati Uniti, l'elezione prima di Biden, se mandare o no alla Casa Bianca Donald Trump. Ora noi sappiamo, per tabulas, come si dice, che entrambe le scelte sono state fortemente influenzate dalle società di raccolta di dati. In che modo vengono catalogati questi dati? Io studio un team nutrito di specialisti, studia le preferenze di milioni di persone, catalogandoli in tre categorie: i sicuramente sì, i sicuramente no e gli incerti. I sicuramente sì e i sicuramente no vengono scartati, è inutile. Sugli in sé, sugli incerti, viene scaricata un quotidiano bombardamento di messaggi finti o veri, contenuto reale o contenuto inventato, calunnioso, che tende a far orientare la loro scelta nella direzione voluta. In entrambi i casi, Trump negli Stati Uniti, Exit, Brexit in Gran Bretagna, questa campagna condotta da una società che si chiamava Cambridge Analytica ebbe successo. Oggi la cosa è ancora più complicata perché sulle scelte imminenti che spettano all'Europa in tante elezioni locali e agli Stati Uniti nella nuova elezione presidenziale si è inserita anche pesantemente la presenza del Cremlino, che vuole ovviamente orientare. Voi vi rendete conto che a tal punto di incertezza è arrivata la nostra convivenza democratica? Noi ci lamentiamo che la democrazia italiana appare compromessa, sotto attacco, fragile, forse pericolante, forse tendente lentamente verso quelle che si chiamano oggi democrature, cioè crasi tra democrazia e dittatura, orrendo neologismo molto, sì, molto espressivo. Ma vi rendete conto che nella più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti d'America, rischia di tornare seriamente, di tornare alla Casa Bianca un uomo che ha guidato pochi anni fa l'assalto al Parlamento, al Palazzo del Congresso? Cioè, se ce l'avessero detto 20 anni fa, nessuno di noi ci avrebbe creduto. Quello è un uomo che ha guidato l'assalto al Congresso e che probabilmente, con una certa probabilità, a novembre otterrà i voti necessari per reinsediarsi alla Casa Bianca all'inizio di gennaio del 25. Ecco, fine della predica. Adesso io ho affastellato confusamente, mi scuso con i professori che sicuramente nelle loro disposizioni sono molto più ordinati di me, ma ho parlato anche sull'onda di una certa emozione che mi ha preso all'idea di questo apparato. Io vi ho gettato lì qualche segno. Come chiudo questa cosa? Fare l'analisi di quello che sta accadendo è relativamente facile, basta guardarsi intorno, vedere quello che accade, fare 2 più 2 e viene fuori 4. Quello che è difficile è la terapia. Difatti, per quanti saggi io abbia letto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, su quello che sta succedendo alle democrazie sotto l'onda dei cambiamenti, ho sempre trovato delle analisi brillantissime, ma devo dirvi la verità, mai una vera diagnosi brillantissima, mai una vera terapia.
perché probabilmente la terapia non c'è. Come si fa a dire, come chi può dire, come rimettiamo le democrazie, che è un sistema così fragile? Perché la democrazia è fragile? Perché la democrazia presuppone che vengano rispettati, distinto, alcuni suoi principi fondatori, primo dei quali è, per esempio, la divisione dei poteri. Oggi lo vediamo messa in discussione perfino in Italia, questa divisione dei poteri stabilita nel Settecento, dopo secoli di lotte sanguinosissime. Perfino qui qualcuno dice, ma bisognerebbe ridisegnare la Costituzione, i poteri. Vengono i brividi al pensiero che queste frasi vengono accolte con una certa diffusa indifferenza, invece che colte del loro spaventoso pericolo. E allora la democrazia si affida al fatto che la maggior parte dei cittadini condivida il principio di base, che è quello fissato nella Costituzione: i diritti, gli equivalenti doveri, un rispetto istintivo, leale verso gli uni e gli altri. Se questo viene meno, se una buona parte dei cittadini comincia a considerare quei diritti e quei doveri come una cosa che si può prendere alla leggera, la democrazia va a colla. Quello che voglio dire è che l'ondata dei cambiamenti è imponente, gli interessi che li spingono sono enormi, ma la difesa della democrazia spetta a ognuno di noi. Grazie. Conferitemi dalla legge, consegno il titolo di dottore di ricerca in società in mutamento, politiche, diritti e sicurezza a Corrado Aujas. Abbiamo anche tanto omaggio, eh?
te, che è la nostra, il nostro vicino dei 45 anni, perché noi siamo 45 anni, quindi siamo ancora giovani. Andi, va davanti. Fatto. Colleghi del collegio, prego. Colleghi del collegio.